Salve a tutti e benvenuti al webinar dal titolo L'informazione nel tempo del digitale, la privacy, la sicurezza, l'accesso ai dati. In questo webinar tocchiamo un tema fondamentale che è al centro della conferenza nazionale di statistica che riguarda come si disegna e si rende fruibile ai cittadini e alle imprese, ma anche ai ricercatori, un moderno ecosistema di dati. Utilizzeremo un approccio molto pratico, quindi partiremo da quello che è il quadro teorico, il quadro regolatorio, da quelle che sono le, strategie adottate nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, fino ad affrontare dei casi di studio concreti che sono stati adottati da quelle che possiamo ritenere le principali amministrazioni di questo, paese che tradizionalmente hanno sempre investito molte, molte risorse, hanno un know-how molto forte in quello che è la, produzione e l'analisi dei dati. Siamo qui a parlarne oggi con tre dei principali rappresentanti di queste istituzioni, il dottor Andrea Cosentini del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, la dottoressa Silvia Fabiani della Banca d'Italia, capo del Servizio Analisi Statistiche presso il Dipartimento d'Economia e Statistica, nonché con Massimo Fedele, Massimo Fedeli, collega e direttore della Direzione per l'Informatica dell'Istat. Iniziamo subito con il primo intervento. Introduco brevemente il dottor Cosentini che ci introdurrà nel suo intervento alcuni temi centrali in quello che sta avvenendo oggi. Per quanto riguarda la strategia nazionale dei dati, illustrerà brevemente le principali caratteristiche della piattaforma digitale nazionale dei dati e del National Data Catalog, che sono i principali strumenti che la PIA sta mettendo in atto per favorire quella che è la trasformazione digitale che riguarda anche appunto l'accesso all'informazione e ai dati. Ricordo brevemente che il dottor Cosentini vanta un'esperienza, ha un background scientifico-tecnico notevole, quindi una formazione di carattere matematico-statistico, ha lavorato per numerosi anni a livello internazionale nel settore bancario, in tutto quello che è l'analisi e la modellizzazione dei dati, e da ottobre 2020 è responsabile, quindi è Chief Data Officer del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, quindi è uno dei principali protagonisti di quello che è la trasformazione digitale in questo paese e quindi ce ne parlerà brevemente, in quanto questo è uno dei pilastri fondamentali del Piano Nazionale per la Ricostruzione e la Resilienza. Passo la parola al dottor Cosentini. Grazie molte, dottor Menghinelli. Grazie molte, salve a tutti. Ringrazio l'organizzazione per l'invito in questa prestigiosa conferenza. Sì, dunque, come Dipartimento di Trasformazione Digitale, quello che stiamo su cui stiamo lavorando ormai da quasi un anno è su un piano di digitalizzazione e di efficientamento dei dati. In che modo? Più o meno un anno fa, con una serie di enti tra i principali del paese, tra cui Istat, sono stati organizzati e condotti dei tavoli che avevano come obiettivo quello di fare una sorta di assessment di come i dati sono gestiti e strutturati nella PA in Italia. Quindi sono stati organizzati dal comitato stesso, dal tavolo stesso, quindi dagli enti stessi, otto diverse canali, stream di approfondimento che hanno portato a comprendere, se vogliamo, quelli che possono essere i pregi della gestione dei dati nel paese e quelli che invece erano i maggiori difetti o quelli che non riuscivano a essere dei fattori abilitanti per dare dei servizi ai cittadini in modo adeguato. Sulla scorta di questo grandissimo lavoro collegiale che è stato fatto,
sono state definite alcune priorità che successivamente sono state declinate nell'ambito degli investimenti del PNRR. Uno di questi, forse uno dei maggiori in ambito dati, è quello che riguarda proprio il tema dell'interoperabilità dei dati, perché come sappiamo bene, i dati hanno valore nel momento in cui possono essere messi a fattor comune. Il patrimonio informativo del paese è enorme, quindi mettere a fattor comune questi dati è importantissimo per poter fornire dei servizi adeguati ai cittadini e poter, evidentemente ora, ma anche di più in futuro, condurre analisi statistiche di livello consono. Ora, io proverò a condividere con voi una presentazione che ho portato. Vediamo se condividiamo prima lo schermo. Ecco qui. Bene, avvio presentazione. Spero che si veda bene. Perfetto. Quindi di che cos'è che parleremo oggi? Parleremo oggi della piattaforma digitale nazionale dati e dell'interoperabilità. Ok. Quali possono essere i mattoncini che ci possono portare la pubblica amministrazione a fornire ai cittadini dei servizi basati su basi dati interoperabili. Uno dei principali mattoncini è proprio quella delle API. Le API che sono, ad esempio, le API che servono a integrare Google Maps nei siti web. Oppure o quelli di PayPal che usiamo per i pagamenti online. Oppure nel settore pubblico un comune può esporre tramite API una mappa geolocalizzata di fibrillatori. Quindi il modello di interoperabilità che stiamo pensando è basato su quella che è il modello API, in cui, come vedremo successivamente, i singoli enti tengono ancora l'ownership dei dati, ma i dati vengono resi interoperabili attraverso un sistema appunto di API. Ora, questo che stiamo vivendo è un contesto nel quale i giganti del web stanno investendo milioni, centinaia di milioni per creare nuove applicazioni intuitive e molto facili da usare, no? E quindi anche i cittadini si aspettano dai governi servizi digitali innovativi e molto ben progettati. L'Italia negli ultimi anni ha fatto molto perché ha creato piattaforme come ANPR, che ha avuto grande risalto negli ultimi giorni, no? Con la firma del presidente, con il primo certificato, scusatemi, del presidente scaricato nella giornata durante il fine settimana. Speed Pago PA. In sostanza, i cittadini si aspettano di passare da un'autocertificazione, dove l'APA chiede al cittadino le informazioni, all'autocompletamento. Dove, se necessario, invece si chiede al cittadino se i dati in possesso delle amministrazioni sono ancora attuali. E naturalmente l'economia ne gioverebbe. Ora, nell'e-government action plan, l'Unione Europea ha sancito un principio, che è quello del once only, in cui l'intera PA dovrebbe chiedere una data informazione al cittadino una sola volta per poi recuperarla in seguito, integrando i propri sistemi informativi. Ora, tanto per dare una dimensione, l'impatto economico nell'Unione Europea calcolato per questo modello porterebbe benefici per circa 5 miliardi di euro l'anno. Quindi,
capiamo qual è il senso dell'impegno che è corretto portare avanti, non solo in termini di rendere più agevole la vita dei cittadini, ma anche in termini economici su questo modello. Quello che quindi abbiamo fatto come Dipartimento di Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, è creare un nuovo modello di interoperabilità che si basa sull'incrementabilità, l'incrementalità, cioè che le regole vengono continuamente aggiornate per essere state of art, come si dice, per essere al passo coi tempi. Standardizzazione per uniformare il design e la sicurezza delle PA erogate da oltre 12.000 enti. Di disintermediazione, le regole di standardizzazione permettono di creare un modello peer-to-peer dove tutti gli enti possono scambiare dati tra di loro attraverso le API, come dicevamo prima. Appunto, API che sono contenuti in un catalogo dove i servizi vengono indicizzati, pubblicizzati e poi scoperti tramite questo catalogo. Ok, ci viene in aiuto la norma, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il decreto legge semplificazione, ha promosso la realizzazione di una piattaforma digitale nazionale dati che è finalizzata appunto a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico, la condivisione dei dati, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese. Quindi la PDND, nel suo disegno, che cosa fa? Deve raccogliere e pubblicare i servizi elettronici, le relative API nel catalogo API e renderli disponibili agli erogatori. Poi vedremo chi sono gli enti erogatori. E deve registrare gli accordi di interoperabilità stipulati tra erogatori e fruitori in relazione ai servizi sopra menzionati, che sono pubblicati nel catalogo di API. E tutto questo ha come fine appunto quello di facilitare l'interoperabilità dei sistemi informativi delle basi dati, attraverso un sistema di accreditamento, identificazione e autorizzazione dei soggetti abilitati, e assicurare la raccolta e la conservazione delle informazioni di accesso delle transazioni effettuate. Quindi un sistema di permission, validazione e auditing delle informazioni che passano. Ora, quindi, secondo il decreto di semplificazione, come conseguenza del decreto di semplificazione, gli enti erogatori fruitori stipulano gli accordi di interoperabilità che già adesso esistono, ma sono fortemente decentrati, cioè sono accordi di interoperabilità che vengono stipulati one to one e sono, ad esempio, tra l'ente A e l'ente B, tra l'ente A e l'ente C. Nel caso specifico, invece, nel caso anzi generale che stiamo costruendo con la PDND, questi accordi risiederanno tutti, saranno registrati all'interno della PDND e saranno associati alle API del catalogo. Quindi i fruitori specificheranno i trattamenti entro cui utilizzano le API oggetti degli accordi. Vediamo quindi chi sono i maggiori stakeholder di questo grande progetto che è coperto, come ricordavo prima, dal PNRR. Sono Agit, che ha redatto le linee guida, PagoPA, che è l'ente attuatore, quindi è il realizzatore e poi il gestore della piattaforma, e il Dipartimento di Trasformazione Digitale, che ha avuto, che è stato, che ha agito nella progettazione e ha il coordinamento interno del progetto. Ora andiamo a vedere quali sono gli enti. Gli enti, i grandi erogatori di servizi e dati, quali sono ovviamente Agenzie di Entrate, INPS, NPR, il Ministero degli Interni, Istat, che oltre ad essere un grande erogatore è anche un grande fruitore di dati. Mentre piccoli erogatori sono quelli che abbiamo identificato come grandi comuni, che in una prima fase pensiamo possano essere le città,
città con più di 250.000 abitanti, tanto per dare un ordine di grandezza, le regioni, le università e le ASL. I fruitori EPA sono anche tutti gli altri comuni, no, che si potranno via EPA attaccare in qualche modo alla PD&D per prendere dati utili al buon funzionamento dell'amministrazione. Inoltre, diciamo, in uno step successivo, anche i fruitori del mondo privato, aziende e cittadini. Vediamo che cos'è che fanno, qual è il compito degli erogatori in questo schema. L'erogatore decide se, chi e come accedere ai propri API attraverso quelli che abbiamo definito prima, quindi gli accordi di interoperabilità. Quindi definisce quali API mettere a catalogo. Le API che mettere a catalogo sono sperabilmente, ma insomma questo è il senso diciamo, del progetto, quelle che abilitano le basi dati che sono sottostanti ai servizi più rilevanti ai singoli cittadini. Definiscono gli erogatori quali sono i termini di servizi associati, definiscono la modalità tecnica delle API e gli schemi dati e definiscono i requisiti che devono avere i fruitori. Fruitori che prima di accedere alle API, appunto, dopo aver contratto un accordo di interoperabilità con l'erogatore, specificano i trattamenti e le motivazioni per cui richiedono di utilizzare una determinata API e quindi perché hanno bisogno di accedere a quelle basi dati per erogare quali servizi. Non, e que tutto questo non lo fanno ogni volta, ovviamente, ma è all'interno dell'accordo di interoperabilità e quindi è registrato all'interno della PD&D e accettano i termini di servizio indicati dall'erogatore. Quindi, che cosa fa la PD&D? Riassumiamo. Abilita l'interoperabilità di sistemi informativi e banche dati, accredita, identifica e autorizza i soggetti abilitati, agevola la stipula digitale di accordi di interoperabilità e li registra, rende disponibile il catalogo API, raccoglie e conserva delle informazioni sugli accessi di transazioni. Offre funzionalità agli enti per implementare le policy di accesso. Ma è altrettanto importante capire cosa non fa. Non tratta né conserva le informazioni scambiate tra gli enti, cioè i dati non passano attraverso la PD&D. La PD&D è un sistema, fatemi dire, quasi a voucher, quindi ti dà la possibilità di accedere, ti dà il biglietto per accedere a una certa base dati. Quindi non permette un accesso diffuso e generalizzato ai dati degli enti, non obbliga gli enti a fornire a terzi dati di cui è titolare e non decide quali informazioni possono essere scambiate né a quali condizioni. Non si sostituisce ai meccanismi di autorizzazione delle API. Ora, è ben chiaro che un sistema di questo tipo può funzionare se tutte le basi dati ragionano e parlano un vocabolario comune, quello che si può dire, hanno una stessa semantica, no? Ora, e su questo, con anche il grande apporto di Istat, che sta avendo un ruolo preminente su questo tavolo, stiamo lavorando a quello che è un National Data Catalog, che appunto possa contenere i vocabolari controllati, la semantica dei dati che vengono via via scambiati tra le varie amministrazioni, in maniera tale da parlare, fatemi dire, quasi tutti una stessa lingua. E su questo probabilmente poi il dottor Fedeli potrà dire le cose piuttosto interessanti su questa progettualità. Questo è uno schema, ho preparato un paio di schemi per dare un'idea grafica, visuale di come funziona la PD&D, cioè quindi ogni amministrazione, ogni ente, ogni comune può accedere attraverso questo sistema basato su API alle basi dati degli erogatori che dispongono
delle informazioni che possono abilitare migliori servizi ai cittadini. Il modello di funzionamento è pressoché questo, quindi ci sono gli interrogatori, gli enti fruitori e c'è, come abbiamo detto sinora, al centro la piattaforma digitale nazionale dei dati. Gli erogatori scrivono un servizio nel catalogo, i fruitori scelgono e aderiscono al servizio nel catalogo stesso, attraverso tutta un processo di identificazione, classificazione, monitoring e autorizzazione dei passaggi, delle abilitazioni, appunto. Dove siamo arrivati in questo progetto? Abbiamo terminato la stesura delle linee guida, che ricordo sono state appannaggio, cioè sono state redatte da Agid con la collaborazione di PagoPA e del Dipartimento di Trasformazione Digitale. È stata realizzata da PagoPA una POC terminata da poche settimane e siamo in partenza per la realizzazione di un MPD. Dove andremo a monitorare e a verificare tutti i termini di sicurezza, i test, le infrastrutture della piattaforma sviluppata. Tra poche settimane stiamo già lavorando all'ingresso, tra poche settimane, del primo gruppo di enti pilota che potranno utilizzare la PDND per iscrivere le proprie, integrare le proprie API e scambiare dati. Gli step successivi saranno il supporto e lo sviluppo degli enti pilota e una sperimentazione in ambiente di test. Dopodiché, dal nuovo anno, è in programma una sperimentazione con gli altri enti e finalmente a giugno 22 è in programma il go live della piattaforma. Vi ringrazio e vi ripasso la parola al dottor Mendinello. Ringrazio il dottor Cosentini per questo intervento che ci ha, diciamo, aiutato a capire meglio, no? Le complesse trasformazioni in atto, che non sono solamente trasformazioni di carattere tecnologico, ma sono anche trasformazioni di carattere organizzativo. E sicuramente, diciamo, quello di cui ha parlato il dottor Cosentini, diciamo, è molto rilevante per l'istituto. L'istituto l'Istat ha una tradizione decennale nella produzione dei dati, in cui è sempre stata abbastanza sola, diciamo, ci faceva compagnia solamente la Banca d'Italia. Invece ora ci troviamo in un mondo immerso di dati e i dati devono essere comunque organizzati e, diciamo, interconnessi tra loro. Quindi anche, diciamo, la capacità di, appunto, di disegnare un sistema che faciliti, che renda, diciamo, tutto questo possibile, è sicuramente un elemento essenziale. E il dottor Cosentini ha parlato dell'Istat come ente erogatore e fornitore di dati, quindi come parte di questo nuovo sistema, in questa nuova strategia assolutamente diciamo, dobbiamo rafforzare il ruolo dell'Istat non più come monopolista dell'informazione statistica, ma come centro di come diciamo centro di conoscenze e di competenze su come trattare i dati in una logica di sempre maggiore interconnessione nel nuovo ecosistema di dati. Di tutto questo ce ne parlerà il dottor Massimo Fedeli, che è il direttore Istat dell'informatica, lavora all'istituto già da numerosi anni e prima anche egli ha avuto un'esperienza nel settore privato per numerosi anni e ultimamente, appunto, ha collaborato nell'ambito dell'Istat come responsabile dei sistemi informativi, quindi a supporto della produzione statistica, a supporto dei processi per l'acquisizione e la diffusione dei dati e nonché è stato il principale promotore o tra i principali promotori, della definizione di un nuovo polo strategico nazionale, nonché del contributo che l'Istituto vuole dare ed è determinato a dare, appunto, in un sistema sempre nella definizione di un ecosistema sempre più, diciamo, integrato ed inclusivo. Passo quindi la parola al dottor Massimo Fedeli, che ci parlerà, appunto, del ruolo dell'Istat in questo nuovo scenario
e quindi come si posiziona l'ISTA nell'ambito della strategia nazionale dei dati, quali sono le strategie che l'ISTA sta mettendo in atto per la gestione e lo scambio dei dati amministrativi e soprattutto come, diciamo, concretamente i progetti che sta portando avanti l'Istat a questo punto non sono utili solamente per l'Istat, ma sono utili per tutti gli, diciamo, stakeholder del nuovo sistema, e in particolare realizzerà un focus su quello che è la nuova piattaforma per l'acquisizione e l'integrazione dei dati amministrativi che l'Istat sta progettando e sta implementando, anche facendo seguito, diciamo, alle disposizioni del garante della privacy. Uno dei temi fondamentali di un sistema, di un ecosistema, è anche la sicurezza, cioè bisogna garantire lo scambio dei dati e della conoscenza, ma anche, diciamo, proteggere tutti i diciamo, fornitori di dati e gli singoli individui da quello che è un possibile abuso di questi dati. Lascio quindi molto volentieri la parola al dottor Massimo Fedeli. Salve, sono Massimo Fedeli, direttore centrale per le tecnologie informatiche di Istat. Ringrazio Menghinello per l'introduzione e per l'opportunità appunto di parlare di un tema molto molto caldo che riguarda la strategia nazionale dati e quale può essere il contributo che l'Istituto può dare in questo contesto. Partirò diciamo con un excursus che riguarda l'esperienza che Istat ha maturato in questo ambito, per poi vedere qual è il contributo che questa esperienza maturata può dare in questo contesto della strategia nazionale dati. Stiamo parlando di quindi interoperabilità e sicurezza dei dati, come la strategia nazionale dati può in qualche modo essere in linea con queste tematiche, quelle dell'interoperabilità e della sicurezza. In questo ambito, diciamo, l'esperienza che l'Istituto Nazionale, l'Istituto di Istat ha maturato è relativa alla produzione statistica utilizzando appunto i dati amministrativi. In questo ambito l'Istituto da anni acquisisce dati amministrativi per le proprie finalità e quindi in questo contesto sicuramente l'esperienza maturata può essere di grande utilizzo. Dopodiché parleremo appunto di un progetto che l'Istituto sta sviluppando per l'integrazione dei dati amministrativi all'interno del proprio ambito. Qual è, diciamo, l'approccio che l'Istituto sta mettendo in campo nell'ambito della strategia nazionale dei dati, quali piattaforme possono essere abilitanti e poi faremo un focus più specifico che riguarda il National Data Catalog, cioè il catalogo nazionale dei dati, quello che praticamente conterrà l'indice, se vogliamo chiamarlo così, di tutti quanti i dataset della pubblica amministrazione. Allora, la strategia nazionale dati si inquadra nella missione 1 del PNRR, quindi è assolutamente centrale nell'azione di governo e nelle azioni che riguardano appunto il PNRR e riguarda appunto la piena interoperabilità tra enti pubblici delle appunto piattaforme dati, con l'obiettivo di raggiungere quello che è, diciamo, un'erogazione di servizi al cittadino che siano in linea con il principio one solely, ossia cittadini e imprese forniscono i propri dati una volta ad una delle tante amministrazioni pubbliche con cui entrano in contatto e poi sono le amministrazioni pubbliche che appunto utilizzando la leva dell'interoperabilità dei dati riescono ad utilizzare a fini amministrativi questi dati. Quindi senza richiedere più volte le stesse informazioni, il cittadino si ritrova comunque un servizio a valore che riesce a riutilizzare questo dato che ha fornito. In questo ambito ci sono due tasselli fondamentali che poi riprenderemo più avanti in maniera un pochino più approfondita e sono la piattaforma digitale nazionale dati, la PDND, ed il catalogo nazionale dati che si affianca appunto alla PDND. Sono due tasselli principali perché il primo riguarda
gli aspetti di interscambio dei dati, quindi l'utilizzo di API, di application programming interface per poter sviluppare degli interscambi che sono amministrazione, o meglio tecnicamente machine to machine, cioè tra singole amministrazioni, però la VDND appunto abilita questo scambio perché consente all'amministrazione di definire degli accordi di servizio per la richiesta del dato e la concessione del dato, e poi mettono anche a disposizione le soluzioni informatiche per poter acquisire questo dato. D'altro canto, invece, il catalogo nazionale dati descrive tutti gli asset disponibili di dati, li descrive sia come contenuti che come loro descrizione semantica, e quindi quando parlo di materiale semantico parlo appunto di dei metadati che descrivono questi dati stessi, e quindi in questo caso, scorrendo il catalogo nazionale dati, le pubbliche amministrazioni potranno valutare quali sono i dataset che possono essere più utili per i loro scopi istituzionali. In questo contesto, l'esperienza di Istat già è un'esperienza molto utile. Già da questi primi passi si intuisce. L'Istat dal 2016, con il proprio programma di modernizzazione, ha messo in campo una trasformazione interna all'istituto che si è, diciamo, articolata su tre elementi fondamentali: quello tecnologico, appunto, utilizzando delle piattaforme abilitanti per i propri scopi statistici, sempre nel rispetto, diciamo, della normativa del GDPR, quindi abilitanti per l'integrazione, per l'analisi dei dati, ma sempre nel rispetto appunto del regolamento della privacy, sull'ambito metodologico, come elemento, diciamo, che proprio distingue l'istituto nella gestione del dato e del metadato. L'elemento metodologico è un elemento fondamentale perché la descrizione del dato abilita su vari fronti, abilita quella famosa interoperabilità a cui ho fatto riferimento prima, e quindi questa esperienza dell'istituto su questi ambiti appunto metodologici è un grande fattore abilitante per l'interoperabilità di dati all'interno dell'istituto, ma la conoscenza del dato abilita anche la capacità di sfruttamento di questo dato, cioè la capacità di poter estrarre informazioni dal dato stesso. E quindi l'aspetto metodologico è un aspetto fondamentale che verrà ripreso nel corso della mia presentazione, proprio per sottolineare quanto questo è un elemento che per noi è dirimente. Poi c'è l'aspetto organizzativo, cioè la capacità anche di definire all'interno dell'istituto dei ruoli e delle strutture dedicate a svolgere le varie attività che sono proprie dell'intero ciclo di vita del dato. Quindi all'interno dell'istituto si è lavorato molto, siamo stati tra le prime amministrazioni pubbliche a lavorare anche su questi aspetti di tipo organizzativo, che sono propri di tutto quello che riguarda una data governance strutturata e di valore. Nell'ambito dell'istituto, come dicevo prima, questi concetti che ho appena enunciato sono stati messi in campo per una serie di progetti. Qui portiamo uno use case, un caso specifico che riguarda il SIM, il sistema appunto integrato di microdati, e che praticamente riguarda l'acquisizione che l'istituto fa di archivi amministrativi che sono utilizzati all'interno dell'intero ciclo di vita di produzione statistica, quindi sono utilizzati a vari livelli. All'interno di questo sistema SIM sono assolutamente inseriti tutti gli aspetti che riguardano la capacità di integrazione nel rispetto comunque della normativa sulla privacy, e diciamo questo elemento distintivo può essere sicuramente utile nell'ambito complessivo della strategia nazionale dati.
L'istituto, anche per dare un po' dei numeri, per far capire un po' l'importanza e il valore, l'istituto acquisisce circa 600 archivi amministrativi e questo fa capire appunto il volume di dati che vengono acquisiti. E questi archivi amministrativi sono di varia natura, quindi ci sono dati aggregati, ci sono microdati, all'interno di questi microdati ci sono dati identificativi, ci sono anche dati personali. Quindi la palestra che l'istituto, chiamiamola così, la palestra che ha fatto l'istituto nel gestire tutto questo insieme di archivi amministrativi sicuramente è stata ed è tutt'oggi un elemento, diciamo, distintivo dell'azione che ha fatto, che ha portato avanti l'istituto. Perché si è incentivata molto l'uso dei dati amministrativi? Proprio per poter dare un valore aggiunto a quelle che sono le analisi statistiche che compie l'istituto e per cercare di ridurre il ricorso ai nostri rispondenti, quindi per abbassare un po' quello che è il burden, no? In gergo detto, cioè quindi il disturbo che l'istituto reca ai propri interlocutori andando a chiedere delle informazioni. E quindi l'uso dei dati amministrativi è sicuramente stata una leva importante per poter ridurre questo burden sui nostri rispondenti. L'istituto sta elaborando la nuova soluzione, quindi sta sviluppando in questo momento la nuova soluzione, appunto, SIM, la nuova piattaforma. Questa nuova piattaforma va a bilanciare una serie di elementi che riguardano appunto la necessità di rispetto della normativa della privacy. L'abbiamo visto come primo punto proprio per sottolineare la grande importanza che per noi riveste questo aspetto, cioè il fatto del rispetto della normativa della privacy. Pur consentendo però che cosa? Consentendo diciamo l'integrazione all'interno di domini specifici ben definiti e quindi dando comunque un grado di flessibilità nell'ambito del processo di integrazione perché il rischio che è elevatissimo di andare a irrigidire i processi di produzione statistica è elevatissimo, è stato elevatissimo nella fase iniziale di progettazione, ma appunto questo elemento è stato poi utilizzato come elemento che ha dato un grande contributo poi nella progettazione della soluzione finale. Infine, era assolutamente importante garantire anche un elevato livello di performance nell'elaborazione dei dati e quindi nelle tecniche utilizzate per l'anonimizzazione delle informazioni sono comunque delle tecniche che consentono di avere un accesso rapido ai dati, alle informazioni in tutta sicurezza, consentendo quindi integrazioni nel rispetto della normativa della privacy. Questi tre elementi, quindi rispetto della privacy, flessibilità e comunque garanzia di performance e sicurezza, sono stati i tre elementi utilizzati alla base proprio della progettazione del nuovo sistema SIM. Questo, diciamo, elemento che ha contraddistinto la progettazione della nuova piattaforma SIM è sicuramente un caso d'uso, no? È un caso, è uno use case da prendere come riferimento, anche perché l'approccio utilizzato è stato quello dell'approccio by design, di privacy by design. Noi come istituto abbiamo tenuto molto ad interfacciarci subito, interagire subito con il garante della privacy, quindi il documento di progettazione insieme ai colleghi della direzione della raccolta dati e anzi ringrazio Menghinello non solo per avermi introdotto e per la moderazione di questa tavola, ma anche per aver dato un grande contributo a questa presentazione, perché questo progetto SIM lo stiamo sviluppando a quattro mani con la direzione di raccolta dati,
la direzione informatica, ma poi sono tutte quante le direzioni coinvolte. Quindi un ringraziamento particolare alla direzione raccolta dati perché comunque è il partner in questo momento della direzione informatica nello sviluppo di questa piattaforma. E insieme alla direzione raccolta dati, ma anche insieme al nostro DPO, che comunque sta curando questi aspetti di relazione anche nei confronti del garante, abbiamo subito creato le condizioni per poter avere una progettazione, tra virgolette, vista e validata anche dal garante e quindi che rispettasse già. Come ci dice il principio della privacy by design, già a livello di requisiti iniziali, la progettazione di questo nuovo sistema ha tenuto conto dei requisiti che riguardano appunto la privacy. Questi elementi, sono elementi che quindi sono sicuramente di grande riferimento, sono elementi sicuramente da utilizzare nell'ambito del contributo che Istat darà per la strategia nazionale dati, che sta dando già nell'ambito della strategia nazionale dati, ambito nel quale si sta utilizzando un approccio di grande condivisione e apertura nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi c'è un approccio nell'ambito del quale i dati saranno federati, quindi c'è un interscambio di dati federato, cioè ogni amministrazione rimarrà owner dei propri dataset. Per le proprie finalità istituzionali, chiaramente, ma li metterà a disposizione di tutte le altre amministrazioni, proprio nel principio, proprio con il principio del one solid che prima ho ricordato. Questo potrà essere fatto, e questo è stato, diciamo, uno degli elementi che l'Istituto ha portato a questo tavolo della Strategia Nazionale Dati, utilizzando in maniera importante una definizione, diciamo, del modello semantico, quindi la descrizione dei propri dati, che potrà appunto consentire alle altre amministrazioni di capire qual è la portata, il contenuto, anche il significato di questi dati che vengono messi a disposizione. Ci saranno delle regole condivise, quindi delle regole che verranno divulgate e che consentiranno appunto di poter ottenere delle banche dati interoperabili perché tutte organizzate e strutturate in modo analogo. Ci sarà la possibilità quindi di controllare e riusare questi dati che sono messi a disposizione. Ci sarà un approccio che accompagnerà le amministrazioni e quindi ci sarà un momento in cui le varie amministrazioni pubbliche saranno accompagnate. In questo ambito l'Istituto potrà giocare anche un ruolo importantissimo mettendo a disposizione le proprie competenze e ci sarà appunto come ultimo elemento l'elemento tecnologico che abiliterà appunto all'interscambio dei dati tra amministrazioni. In questo contesto, quindi, l'Istituto sta mettendo in campo e a disposizione della Strategia Nazionale Dati l'esperienza che ho ricordato all'inizio, con la modernizzazione, quando noi abbiamo riorganizzato i nostri dati interni, abbiamo usato esattamente questo tipo di approccio. Quindi un approccio olistico, un approccio basato su ontologie, su semantica, quindi descrizione del dato mediante metadati, e su una governance dell'intero ciclo di vita del dato. Quindi esattamente i concetti che ho riportato inizialmente. Quindi questo è chiaramente motivo anche di orgoglio perché è stato compreso anche dal Dipartimento per la trasformazione digitale che sta seguendo e coordinando tutta questa azione, come ci è stato ricordato anche prima da Cosentini, è stato recepito questo concetto e questa modalità di organizzazione e ha trovato appunto in un terreno veramente molto fertile per poter poi indirizzare l'azione a livello nazionale.
Quali sono i due pilastri? Allora, ricordiamoli. I due pilastri di questo modello che riguarda l'interoperabilità dei dati all'interno della pubblica amministrazione si basa oggi su due elementi. Poi è chiaro che nel tempo ci saranno ulteriori elementi che andranno ad affiancarsi a questi primi due. Sono la piattaforma digitale dati, appunto, che è sviluppata in questo momento da Pago PA. E nell'ambito della quale partiranno a breve anche delle sperimentazioni nelle quali l'istituto è coinvolto. Abbiamo pensato di parlare del SIM prima, proprio perché pensiamo di interagire subito con quel SIM, con quella piattaforma nostra interna all'interno della PDND, proprio perché riguarda la PDND lo scambio di dati tra amministrazioni. E siccome noi, come dicevo prima, acquisiamo circa 600 archivi amministrativi, il veicolo in cui, tecnologico e anche di impostazione su cui andremo ad acquisire questi dati amministrativi sarà appunto la PDND. A fianco ci sarà il catalogo nazionale dati che descriverà, come ho detto, i dataset che potranno essere scambiati tramite la PDND. In questo ambito faccio alcuni degli esempi che però, se volete, rimandano a quanto detto precedentemente, cioè il catalogo nazionale dati abiliterà e consentirà alle amministrazioni di fare cosa? Di definire diciamo, il patrimonio semantico dei propri archivi amministrativi. In questo ambito ci sarà un accompagnamento all'amministrazione nella descrizione di questi ambiti semantici. Quindi ci sarà la creazione anche di API per il controllo dei contenuti semantici e quindi questo come elemento di abilitazione alle amministrazioni proprio per definire dei contenuti semantici in linea con quelli che sono la strategia complessiva. Ci tengo molto a dire che l'Istat avrà un ruolo importante e questo è stato condiviso appunto nell'ambito del team e dell'azione di governo. E quindi Istat sarà, diciamo, l'attore pubblico che in qualche modo abiliterà lo sviluppo, la gestione, l'utilizzo di questo catalogo nazionale dati proprio per l'interoperabilità del dato stesso. Ho dato una panoramica complessiva sia della strategia nazionale dati, con un focus però riportato a quella che è la competenza dell'istituto. Spero appunto di aver dato un contributo per chiarire questo ambito che è così strategico per la nazione tutta. Grazie ancora per l'opportunità di intervento. Ringrazio il dottor Fedeli per il suo intervento che ci ha consentito appunto di contestualizzare quello che è il ruolo dell'istituto nell'ambito del nuovo ecosistema di dati e della strategia nazionale dei dati. Ora ho il piacere di passare la parola alla dottoressa Silvia Fabiani che diciamo, affronterà un tema un po' più specifico ma assolutamente rilevante che è quello dell'accesso dei dati, in particolare dei microdati. Per la ricerca partirà da quello che è la definizione di uno scenario internazionale, quindi come anche a livello europeo si stanno delineando nuovi quadri regolamentatori che in qualche modo facilitano l'accesso ai microdati, sempre però garantendone la sicurezza e la tutela della privacy. E poi, nello specifico, approfondirà un tema che è quello della collaborazione tra Istat e Banca d'Italia nell'ambito della statistica e della ricerca. Rispetto a cui sono stati già ottenuti alcuni risultati significativi, ma altri, insomma, andranno a consolidarsi nel futuro. E anche qui l'obiettivo è quello di appunto utilizzare questo caso di studio come, diciamo, una proposta che poi può essere estesa ad altri soggetti attivi nell'ambito della ricerca, come altri centri di ricerca e università. Ricordo che la dottoressa Fabiani è capo del Servizio Analisi Statistiche del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia, ha un percorso professionale notevole sia di carattere scientifico che di esperienze professionali sia in Italia che all'estero. In particolare ha diretto la divisione analisi della bilancia dei pagamenti, ha lavorato presso la Banca Centrale Europea, è stata visiting fellow presso l'Università di Cambridge e il Fondo Monetario Internazionale ed è autrice di numerose pubblicazioni che ho anche letto. Quindi passo molto volentieri la parola a Silvia.
Grazie Stefano, grazie dottor Menghinello per la buona presentazione e grazie agli organizzatori della conferenza per, diciamo, l'invito a partecipare a questa interessante sessione su un tema che, diciamo, è di rilevanza strategica per il sistema di paese, per le istituzioni e per i cittadini in generale. E come anticipato dal dottor Benghinello, nella mia presentazione diciamo, mi concentrerò sul tema, diciamo, dell'accesso ai dati granulari a fini di analisi e di ricerca, in particolare, diciamo, diciamo, delle nuove modalità di accesso a questi dati. Dopo, diciamo, aver brevemente descritto, diciamo, il contesto normativo e le recenti iniziative a livello internazionale, diciamo, discuterò, diciamo, delle principali caratteristiche e problematiche dell'accesso ai dati granulari a fini di ricerca e delle soluzioni adottate, soprattutto appunto per quelli riservati, focalizzando l'attenzione sull'esperienza della Banca d'Italia, quindi in particolare sul insomma, sistema di elaborazione remota, il nuovo Research Data Center e un'ottima sperimentazione in atto per l'accesso remoto al laboratorio delle dell'Istat nei locali della Banca d'Italia. Quindi, insomma, partirei dal contesto. Insomma, negli ultimi anni la richiesta di dati granulari, diciamo, a fini di analisi, ricerca, policy, diciamo, è aumentata fortemente. Le radici di questa tendenza sono varie, insomma, dalla crisi finanziaria e le successive iniziative internazionali per colmare i gap informativi, diciamo, alla crescente attenzione, insomma, sugli aspetti, diciamo, dell'eterogeneità degli agenti economici per l'analisi di aspetti distributivi, per la costruzione di modelli microfondati, non da ultimo, insomma, l'esperienza della pandemia che ha avuto un effetto, insomma, dirompente sulla domanda di informazione statistica. L'eccezionalità dello shock e delle sue ripercussioni economiche ha creato, diciamo, esigenze informative senza precedenti, soprattutto in termini di dati micro. E si è assistito a uno sforzo enorme di raccolta, integrazione, analisi di dati granulari, diciamo, anche non convenzionali, amministrativi, di natura privata, per soddisfare necessità di monitorare fenomeni che, diciamo, precedentemente poco esplorati. Insomma, anche il quadro regolamentare si sta evolvendo. A livello europeo, i regolamenti del 2009 e del 2013, diciamo, auspicano, diciamo, il primo un miglioramento dell'accesso ai dati riservati per fini scientifici di analisi nel rispetto dei vincoli che ne garantiscano la tutela, definiscono il secondo le tipologie di dati riservati. Più di recente, le linee guida della strategia digitale e del Data Act, su cui sta lavorando la Commissione europea, di fatto ambiscono a creare, diciamo, una cornice regolamentare che rende più agevole l'accesso, l'integrazione e l'utilizzo dei dati per finalità di interesse pubblico. Insomma, i dati sono riconosciuti come un ingrediente essenziale per la crescita, l'innovazione, il disegno delle politiche, la loro valutazione. L'accesso ai dati e la loro condivisione sono tra l'altro uno dei temi su cui si articola anche, diciamo, la proposta che è ancora in via di definizione per una nuova Data Gaps Initiative. Diciamo, una delle raccomandazioni di questa, diciamo, nuova iniziativa si orienterebbe proprio sullo sviluppo di protocolli che, diciamo, garantendo protezione e privacy dei dati riservati, consentano il loro accesso, ponendo quindi un'enfasi particolare, insomma, sui metodi e gli strumenti per garantire la privacy, la cyber security, per risolvere questioni legali nazionali e internazionali, anche per sviluppare degli standard per lo scambio e, diciamo, la condivisione di dati granulari. Diciamo, come dicevo, diciamo, nel contesto del sistema statistico europeo, diciamo, il regolamento relativo all'accesso ai dati riservati a fini di ricerca scientifica fondamentalmente ne definisce due tipologie, diciamo, che mi porta a discuterne brevemente, insomma, caratteristiche e criticità di accesso. La prima tipologia è quella di file a uso scientifico, anche di TMFR o in altre istituzioni come la Banca d'Italia, Public Use Files. Diciamo, sono quelli a cui sono stati applicati i metodi statistici di anonimizzazione e riduzione del rischio di violazione della riservatezza. Sono
sono accessibili ai ricercatori, diciamo, per esempio nel sistema europeo di statistica, se i ricercatori presentano un progetto per il loro utilizzo, cioè nella Banca d'Italia non è neanche necessario presentare un progetto, ma non tutti i dati, diciamo, possono essere facilmente anonimizzati. La seconda tipologia di dati sono appunto questi cosiddetti a uso sicuro, a cui non sono applicati metodi per la riduzione del rischio di violazione della riservatezza, sono dati che di fatto permettono, diciamo, l'identificazione indiretta delle unità statistiche. E si tratta di dati che chiaramente possono essere accessibili solo in ambiente controllato, ad esempio, diciamo, il laboratorio dell'Istat. In Banca d'Italia abbiamo altre soluzioni, nel senso che la Banca d'Italia, come produttore di microdati, diciamo, adotta, diciamo, soluzioni diverse a seconda del tipo di trattamento statistico, anch'essa, e dei rischi di violazione della riservatezza. Come dicevo, per l'utilizzo dei public use files non è necessario alcun tipo di, diciamo, di autorizzazione. Fanno parte di questa tipologia, per fare un esempio, i dati sui bilanci delle famiglie, che sono anonimizzati facilmente, ma i dati sulle imprese, per esempio, non vengono mai forniti, diciamo, a livello elementare ai ricercatori, ma se ne consente l'utilizzo al momento tramite questo sistema che qui ho chiamato BIRD, di cui parlerò dopo. Diciamo, restando sulla questione dei dati ad accesso ristretto, diciamo, le soluzioni disponibili per, diciamo, il loro utilizzo, diciamo, in generale sono più di una, diciamo, ciascun data provider può offrire più di una soluzione, non ci escludono a vicenda, e ogni soluzione scelta si associa a un trattamento statistico dei dati, diciamo, che va dalla semplice pseudo-anonimizzazione, che viene spesso utilizzata per esempio nei laboratori fisici, all'estremo opposto, che è quello, insomma, diciamo, della perturbazione dei dati, che viene utilizzata spesso nei laboratori virtuali. La differenza principale tra le due modalità, insomma, che sono nel centro, l'esecuzione remota e l'accesso remoto, è che, diciamo, mentre l'accesso remoto, nel caso dell'accesso remoto, insomma, i ricercatori, gli analisti, diciamo, inviano, di fatto non vedono mai i dati, inviano programmi statistici che vengono elaborati dagli enti fornitori, e i cui risultati sono poi restituiti, diciamo, previo controllo. Nel caso invece dell'accesso remoto, è necessario, diciamo, recarsi, diciamo, presso un laboratorio fisico di un altro ente, che consente di accedere in remoto ai dati del data provider. Questa è una soluzione che si sta sperimentando in maniera crescente. Per esempio, insomma, all'inizio di questo anno Eurostat ha proposto al Comitato del Sistema Statistico Europeo di fornire tramite accesso remoto i suoi file a uso sicuro, consentendo così ai ricercatori di non recarsi, diciamo, fisicamente presso il Safe Center dell'Eurostat, ma, diciamo, nei punti di accesso definiti nei locali degli enti di ricerca. Il laboratorio virtuale è una soluzione, diciamo, ulteriore, che consente l'accesso ai dati e l'esecuzione di programmi, diciamo, da qualunque postazione il ricercatore si trovi, ma appunto, come dicevo, diciamo, i dati sono perturbati. Le soluzioni da remoto sono sempre più utilizzate, insomma, grazie alle nuove tecnologie, e, insomma, negli ultimi anni, tra l'altro, anche al ricorso crescente, insomma, a modalità lavorative, insomma, a distanza. Tra le banche centrali dell'eurosistema, per esempio, insomma, la Banque de France, che è già dotata di un laboratorio fisico, ha di recente deciso di chiuderlo e di farlo diventare solo virtuale. Il Banco del Portogallo ha avviato un research data center con un laboratorio virtuale e non con un laboratorio fisico. La Bundesbank, che ha una, diciamo, lunga tradizione di laboratorio fisico, di fatto ora consente ai ricercatori più esperti, insomma, anche di lavorare da remoto. Che fa la Banca d'Italia in questo contesto? Noi abbiamo, insomma, come banca un'esperienza molto lunga e nel complesso molto positiva, diciamo, come produttore di dati che poi diffondiamo a fini di analisi e ricerca. Oltre ai public use files di cui parlavo prima, diciamo, da più di un decennio, diciamo, offriamo, diciamo, uno strumento di esecuzione remota, che è quello che in qualche slide fa, diciamo, ho definito BIRD.
è un sistema, diciamo, attivo dal 2008, di fatto appunto consente ai ricercatori interessati di utilizzare tutti i dati prodotti dalle indagini che la banca conduce sulle imprese. Ultimamente stiamo lavorando e predisponendo anche le procedure per l'utilizzo di microdati sui bilanci bancari. Di fatto, cioè, questo è lo schema rappresentativo del funzionamento del sistema. Diciamo, da un lato i ricercatori inviano richieste di accesso, la banca autorizza, il ricercatore allora invia i programmi elaborativi che girano nel sistema e gli addetti, diciamo, della banca verificano che siano rispettate le condizioni di riservatezza, che l'output non le violi e le restituisce al ricercatore. A fianco, diciamo, all'uso dei public use file e di questo sistema, diciamo, di esecuzione remota per i dati riservati, negli ultimi anni la banca, diciamo, ha assegnato un ruolo strategico alla creazione di un vero e proprio research data center, che è stato costituito nel 2019. Per rispondere, diciamo, alle esigenze crescenti che ho riportato, diciamo, all'inizio di dati granulari e considerando, insomma, prioritaria la necessità di fornire, diciamo, una gamma di soluzioni più ampia possibile per l'accesso ai dati ai ricercatori esterni. Questa iniziativa è stata portata avanti perché, ma anche man mano che le tecnologie si sviluppano, diviene evidente quanto, diciamo, quanto sia complessa la gestione dei dati elementari, insomma, da remoto, ma non solo, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della governance, per garantire appunto la riservatezza dei dati. E diciamo, in questo senso il Research Data Center ha un ruolo fondamentale nel gestire tutto il processo perché mette insieme tutte le professionalità necessarie, da quelle statistiche, a quelle amministrative e a quelle informatiche. Oltre alla gestione dei microdati per gli utenti interni ed esterni e a un aumento, diciamo, della loro offerta, diciamo, nel nuovo Research Data Center, diciamo, è presente anche, diciamo, un obiettivo specifico anche di sperimentazione, diciamo, di metodologie tecniche per l'utilizzo dei microdati, in particolare, insomma, visto quanto si stanno diffondendo, insomma, negli ultimi anni, anche le fonti di dati non strutturate, o anche cosiddette di tipo big data. Si tratta, diciamo, di un progetto che si colloca nell'ambito di una collaborazione, diciamo, sempre esistente e crescente negli anni della banca, diciamo, con diversi partner istituzionali, diciamo, nazionali e internazionali. Anche in termini di scambio di dati, diciamo, la collaborazione con Eurostat e altri enti del SISTAN è fondamentalmente per la ricezione di dati elementari che utilizzano i nostri ricercatori. Con Istat invece il rapporto è bidirezionale, insomma, per uso dei ricercatori interni nostri e dell'Istat e a fini di produzione statistica dei due istituti. Un progetto, diciamo, molto interessante a livello internazionale che, insomma, vorrei sottolineare è questo INEXDA, insomma, che è un acronimo per quello che ho scritto qui nella slide, che, insomma, è un network istituito da qualche anno, insomma, ancora in divenire, ma con eccellenti potenzialità. È un network su base volontaria aperto a banche centrali, istituti di statistica e organizzazioni internazionali, diciamo, il cui obiettivo è facilitare l'utilizzo da parte dei ricercatori esterni dei dati granulari diciamo, prodotti dai partecipanti. Nel memorandum of understanding siglato inizialmente, diciamo, si identificavano due fasi. La prima prevedeva la creazione, diciamo, di un inventory, di un catalogo, diciamo, dei dati esistenti all'interno del network e delle principali procedure per lo scambio e l'accesso a questi dati. La seconda fase, che è quella in cui si trova il progetto adesso, prevede, diciamo, un'analisi delle possibilità di armonizzazione. A regime l'idea è estremamente interessante, cioè quella di federare i research data center delle istituzioni partecipanti, così che per esempio tramite il research data center della Banca d'Italia si possa accedere ai dati del research data center di Bundesbank collegandoli in remoto. Sempre sul tema delle
collaborazioni istituzionali. Diciamo, vorrei dedicare un particolare approfondimento a quella con Istat per l'accesso da remoto al laboratorio Adele presso il Research Data Center della Banca d'Italia. La premessa è che la collaborazione tra Banca d'Italia e Istat, come dicevo prima, è da sempre molto intensa. Dal 96 è formalizzata tramite un comitato di coordinamento che si riunisce periodicamente e coordina le attività di un ampio numero di gruppi di lavoro che affrontano tematiche di interesse comune. Uno di questi gruppi è proprio dedicato alla sperimentazione dell'accesso ai dati degli enti del SISTAN da remoto, per l'appunto attraverso il Research Data Center della Banca d'Italia. Le attività del gruppo sono ormai quasi completate, hanno affrontato svariate questioni non irrisorie, tra cui quelle logistiche, organizzative, procedurali, tutti gli aspetti tecnologici e infrastrutturali per garantire sicurezza dei dati, il disegno di soluzioni che consentissero la visualizzazione dei desktop, le connessioni sicure tra punto d'accesso e server protetto presso l'Istat o presso l'ente del SISTAN titolare dei dati, i protocolli crittografici per realizzare la connessione e per garantire sicurezza e integrità dei dati. Nasce in attuazione come progetto delle linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del SISTAN, che è una direttiva Comstat del 2018, che appunto disciplinano le condizioni in base alle quali gli enti del SISTAN possono concedere ai ricercatori l'accesso a fini scientifici dei loro dati elementari. L'accesso secondo queste linee guida può essere richiesto da ricercatori di enti riconosciuti come enti di ricerca che soddisfino determinati criteri anche riguardanti la sicurezza dei dati, ed è effettuabile anche da remoto presso appunto i laboratori gestiti da questi enti riconosciuti. Le linee guida prevedono che ciascun ente del SISTAN possa condurre una sperimentazione per costituire questo laboratorio da remoto. Nel caso della sperimentazione di Istat con Banca d'Italia, a regime i ricercatori della Banca d'Italia presenteranno una richiesta di ammissibilità per un processo di ricerca, concorderanno con il Research Data Center della Banca l'accesso al laboratorio fisico della Banca, si collegheranno con l'ambiente Istat elaboreranno i dati il cui output sarà controllato da parte di entrambi gli enti. La sperimentazione è nella sua fase conclusiva, è stata fondamentale per definire tutti gli aspetti complessi dell'applicazione di queste linee guida, e al termine dell'esperimentazione la Banca d'Italia di fatto sarà il primo ente ad essere accreditato, e una volta testata si tratta di una soluzione che potrà essere replicata da Istat ma anche da altri enti del SISTAN con altri enti accreditati come università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche o private. Concludo brevemente i punti fondamentali che credo siano che avrei voluto fossero emersi da questa breve presentazione. È che la domanda di dati elementari e microgranulari, che spesso sono dati riservati, è in crescita ormai esponenziale. Le iniziative in corso a livello nazionale, internazionale e delle varie istituzioni anche internazionali per favorire l'accesso a questi dati e l'utilizzo sono molteplici. Si tratta però appunto di un problema molto complesso che necessita spesso di gestioni centrate come i Research Data Center, che contengano professionalità specifiche, statistiche, amministrative e altro, e che è fondamentale, come dimostra appunto l'esperienza con l'Istat che vi ho appena raccontato, un'intensa collaborazione interistituzionale per favorire lo scambio di informazioni, ma soprattutto anche per sperimentare nuove soluzioni che poi diventeranno standard, speriamo, per il paese. Grazie. Grazie, ringrazio Silvia Fabiani per la sua presentazione, perché in qualche modo ci ha introdotto a quello che è appunto il lavoro che le istituzioni stanno facendo appunto per bilanciare quella che è l'esigenza di fare ricerca e quindi di incrementare la conoscenza
che è disponibile a tutti i cittadini, quindi per analisi, per policy, ma anche la notevole attenzione che le istituzioni, l'Istat e la banca pongono sempre alla tutela del segreto statistico e della privacy, cioè in quanto detentori di dati personali, nonché di dati riservati, noi promuoviamo la ricerca e la conoscenza scientifica, ma lo facciamo applicando in modo estremamente rigoroso tutte quelle che sono le, diciamo, prescrizioni normative. Ovviamente anche in questo si può innovare, quindi un elemento interessante è che appunto facendo ricerca si innova, ma anche rendendo disponibili i dati ai ricercatori, siamo stati costretti a sua volta ad innovare per trovare delle soluzioni tecnologiche che fossero compatibili con la norma. Quindi c'è l'innovazione dell'innovazione, ecco, diciamo. E a questo punto vengo a concludere questo webinar che è stato molto interessante. Vorrei, diciamo, in modo molto sintetico, richiamare quelle che sono state le principali conclusioni, i principali temi. Abbiamo parlato di appunto innovazioni, abbiamo parlato di strategie che mettono al centro i dati, i dati come bene pubblico che deve essere, diciamo, fruito da tutti e che deve generare conoscenza. Il dottor Cosentini ci ha detto molto chiaramente che una precondizione per utilizzare i dati è di renderli accessibili, quindi il concetto di interoperabilità, il concetto di accessibilità di protocolli e di regole chiare è la chiave per rendere i dati fruibili a tutti, ma bisogna anche tener conto di un altro aspetto, che gli utilizzatori non sono tutti uguali. Noi abbiamo degli utilizzatori che hanno, diciamo, esigenze specifiche. Come ci ha detto Silvia, i ricercatori hanno un'esigenza molto, diciamo, molto diciamo, specifica, come anche i cittadini. L'esigenza dei cittadini è quello di avere diciamo di rompere alcuni schemi, alcune resistenze in quello che è il rapporto con la pubblica amministrazione. L'esigenza dei ricercatori è quella di estrarre conoscenza dai dati e l'esigenza delle imprese di ridurre il burden che gli stiamo ponendo tramite un sistema di interoperabilità e di interconnessione molto più friendly. Diciamo che gli informati parlano di user experience. La user experience, quindi cominciare a pensare non come pensa la pubblica amministrazione, ma come pensano gli utilizzatori. Questa è la differenza fondamentale quando comprate un PC Microsoft e un PC Apple. Apple è pensato dal punto di vista dell'utilizzatore e quindi tutti riescono a usare Apple anche senza, diciamo, imparare la statistica. Quindi l'obiettivo è che l'onere di organizzare, di rendere fruibili e interoperabili i dati fa parte del lavoro dei tecnici e degli esperti. Il cittadino, le imprese, i ricercatori devono vivere questa esperienza nel modo più semplice possibile, con minori barriere possibili, ma anche essendo certi che queste istituzioni stanno facendo di tutto per rendere questo processo e questa attività assolutamente sicura e assolutamente tutelata. Il percorso che è stato fatto in questo web seminar è partito dalla definizione delle strategie e delle linee guida fino a calarsi in casi concreti. Quello che abbiamo voluto fare in pieno accordo con tutti gli altri relatori è quello di condividere non solo proposte, ma anche soluzioni. In questo contesto, sapere, diciamo, condividere le soluzioni è fondamentale, e in questo io mi ricollego a quello che è il titolo della Conferenza Nazionale di Statistica, che è appunto verso un nuovo sistema, verso la costruzione di un nuovo ecosistema di dati. Ecco, anche nel costruire questo sistema dei dati dobbiamo essere inclusivi e sostenibili. Quindi le istituzioni che hanno più know-how, che hanno più capacità, che lo fanno da anni, come l'Istat, la Banca d'Italia, anche la Presidenza del Consiglio, devono avere la capacità di appunto condividere le conoscenze per rafforzare l'intero sistema. La partita non si gioca più sulle singole istituzioni, ma si gioca nell'integrazione, nella collaborazione a livello di intero sistema. A questo punto ringrazio tutti i relatori, tutti i partecipanti e invito tutti a rimanere connessi per, diciamo, per il prossimo evento della Conferenza Nazionale di Statistica.